portavalige. Ecco a voi un esemplare di portavalige. Davvero fantastica. Vabbè, comunque quella è stata l'inquadratura più figa per oggi. Per oggi la più figa è stato il piano sequenza, da sotto a sopra. Quello che state vedendo ora è stato difficile da girare, sono stati diversi tentativi per farlo correttamente, ma alla fine abbiamo trovato l'escamotage per nasconderci e per chiuderlo al meglio. Illuminazione relativamente difficile perché c'era un giro 360 attorno all'attrice che a questo punto ci rendeva impossibile piazzare delle luci fisse, perciò abbiamo dovuto mettere una luce dal basso sparata sul soffitto che garantiva una luce più o meno naturale senza stativi in campo. Verrà una figa, vero? Certo che verrà figa. È inutile scappare, Franci. Capiamo se servirà. Non tiene tanto il coso. Guarda che cosa chi c'è dietro di te. Tu che hai letto tutto la sceneggiatura. Allora, lo script dice che dobbiamo rompere questa tazza. Sì. L'altro credo sia già rotta perché canta di crepo. Perché sì, dobbiamo rotta. Romperla? Perché? No. La perché? 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 È stata tu hai letto clown. La sceneggiatura. Certo, vero? Che sì, dalla prima alla metaesima pagina. Qual è l'ultima? Ah, non lo so. Questo non lo so. Cioè, finisce bene o finisce male? Bene, ovviamente, come tutte le cose che vedete in televisione. Come la trovi? Quindi, aspetta. 3, 2, 1. Così, sgheggia negli occhi. Ma sì, occhi bene. Aspetta, ho la telecamera, però. Ma se non gli occhi. Ok. Così? Sì, basta appena. Sì, ma tu mi lasci anche un po' grande. Crocca. Mangiare i sassi della Sassonia. Bravi. Aspetta, sì, c'era un riflesso. Scusate. Brava. Okay. Bravi tutti. Applauso generale. Posso cambiarmi adesso? Sì. Ah, you can. Il prossimo magari sarà un western, magari sarà porno. E l'attore protagonista chi è? Francesco Sole. Io spero. No, Marcus. Grande. Ok. E... Devo dire cosa freddo. Stacca.